Anche la costa e le spiagge pesaresi sono state battute dalle lunghe onde della mareggiata fin dalle prime ore della notte scorsa. Metri e metri di arenile mangiati dalla furia delle acque e subito i ricordi, soprattutto per chi subì i danni più forti, vanno al fortunale del febbraio 2015, in cui massi di diversi quintali furono sollevati come ramoscelli e le onde di oltre 5 metri scavalcarono la murata del porto di Levante. Questa volta, anche se è grosso, comunque sia, siamo salvi, ecco. Quindi non c'è nessun problema e speriamo che vada avanti in questo modo, ecco. È passata, è stato stanotte il brutto, fino a stamattina alle 6, alle 7. Era qualche anno che chiedevamo delle sovvenzioni per poter fare appunto queste nuove barriere, visto che qua non le hanno messe emerse, e sembra che siano stati stanziati 400.000 euro per appunto innalzarle, e questo dovrebbe iniziare verso aprile, mi hanno così detto, spero che sia vero, perché comunque il mare sta diventando sempre più insomma pericoloso e forte. Come sempre lo spettacolo del mare gonfio e in burrasca rappresenta un'attrattiva per chi non subisce danni diretti, ma vede nello spettacolo della natura la risposta ai cambiamenti in atto e alla stagionalità, e chi invece poi coglie al balzo l'occasione per cimentarsi nella propria passione. Bello della mareggiata è che vedi, noi pescatori proviamo a pescare le spigole, proviamo perché non le prendiamo, però questo è il mare giusto, dopo i danni che ha fatto, perlomeno ci dovrebbero essere, si spera, qualche pesce, almeno quello. Purtroppo qua, quando ci sono queste mareggiate, Pesaro, come fanno tutta la litorale qui nostra, la spiaggia scompare purtroppo, perché le scogliere ormai sono vecchie, sono basse, soprattutto questa parte qua, e quindi è un grande problema per i bagnini per l'estate, quindi dovranno intervenire per forza la regione o non so per chi. Penso che sia ora di intervenire, perché altrimenti sempre peggio sarà.